Shinitai Sachinandana Ki Jai, Shila Prabhupada Ki Jai, Granthara Shriman Bhagavatam Ki Jai, Nitai Gora Premadeva, Hare Krishna. Benvenuti a tutti gli amici e i devoti che seguono la casa. E oggi, mercoledì 27 dicembre, prendiamo il calendario Vaishnava, così lo leggiamo insieme. Oggi 27 dicembre 2012, siamo nell'anno 526 dell'era di Sri Chaitanya Mahaprabhu, ricordiamo siamo nel mese di Keshava. E non ci sono particolari ricorrenze. Dunque, oggi è mercoledì, quindi un giorno dedicato alla lettura degli insegnamenti di Sri Kapila Deva. E siamo arrivati al capitolo secondo. Il titolo è Il maestro trascendentale e lo yogi supremo. Nahi hasya varshamana pumsam varim na sarva yoginam vishruto shruta devasya guri pribhyanti mesavam. Traduzione. Shonaka continuò. Nessuno possiede una conoscenza più vasta di quella del Signore. Nessuno più di Lui è degno di adorazione. Ne esiste uno yogi più perfetto di lui. Egli è dunque il maestro dei Veda e ascoltare costantemente le sue glorie dà ai sensi il vero piacere. Rileggiamolo insieme, così ci si fissa bene bene. Shonaka continuò. Nessuno possiede una conoscenza più vasta di quella del Signore. Nessuno più di Lui è degno di adorazione. Né esiste uno yogi più perfetto di Lui. Egli è dunque il maestro dei Veda. E ascoltare costantemente le sue glorie dà ai sensi il vero piacere. Spiegazione. Di Sua Divina Grazia Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Nella Bhagavad Gita è affermato che nessuno può essere uguale o superiore a Dio, la persona suprema. Questa affermazione è confermata dai Veda. Eko Bahunam Yobhidadhati Kaman. Egli è l'essere supremo che provvede alle necessità di tutti gli altri esseri. Tutti, Vishnu Tattva, Jiva Tattva, sono subordinati al Signore Supremo, Shri Krishna. Lo stesso concetto è ribadito in questo verso: Nahi asya varshmanaha pumsam. Nessuno può superare il Signore Supremo, perché nessuno è più ricco, più famoso, più potente, più bello, più saggio e più dedito alla rinuncia di Lui. Queste qualità fanno di lui l'essere supremo, Dio, la causa di tutte le cause. Gli yogi sono molto orgogliosi delle loro imprese prodigiose, ma nessuno può essere paragonato al Signore Supremo. Chiunque sia in relazione al Signore Supremo è uno yogi di primo ordine. Anche se i devoti non sono potenti quanto il Signore Supremo, poiché mantengono un costante contatto con lui, arrivano ad uguagliarlo. Può accadere perfino che un devoto dimostri una potenza ancora maggiore di quella del Signore, ma naturalmente si tratterebbe di una concessione del Signore stesso.
In questo verso troviamo anche la parola Varimnaha, che significa il più degno di adorazione tra gli yogi. Il fatto di ascoltare ciò che riguarda Krishna è il vero piacere dei sensi. Perciò il Signore è detto anche Govinda. Infatti, con le sue parole, con i suoi insegnamenti, con la sua istruzione, con tutto ciò che è connesso alla sua persona, egli dà nuova vita ai sensi. Tutte le sue istruzioni sono trascendentali e poiché sono assolute, non sono differenti da lui. Ascoltare gli insegnamenti di Krishna o delle sue espansioni plenarie come Kapila procura ai sensi una grande soddisfazione. Possiamo, per esempio, leggere o ascoltare ripetutamente la Bhagavad Gita, ma poiché quest'opera è sempre fonte di grande piacere, quanto più la leggiamo, tanto più proviamo il desiderio di leggerla e comprenderla, e ogni volta ne deriviamo nuove realizzazioni spirituali. Questa è la natura del messaggio trascendentale. Troviamo la medesima felicità nello Srimad Bhagavatam. Quanto più ascoltiamo e cantiamo le glorie del Signore, tanto più diventiamo felici. Qui, tra l'altro, indirettamente Srila Prabhupada sta consigliando vivamente di non leggere altro. Nel verso precedente, l'avatara di Dio, la persona suprema, Devahuti Putra Kapiladeva, è definito Bhagavan Atma Mayaya. La parola Bhaga significa opulenza e Van colui che possiede. Tutte le opulenze della creazione sono presenti in Bhagavan ed è affermato nei Veda, nella Katha Upanishad, Nityo Nityanam Chetanash Chetananam Eko Bahunam Yobidadati Kaman. Nitya Bhagavan è al singolare e Nityanam si riferisce alla pluralità delle jiva, degli esseri viventi. Nityo Nityanam, noi siamo molti, ma Dio è uno. Come indica la parola Ananta, illimitati, non c'è limite al numero dei jiva, nessuno potrebbe contarli. Tutti questi jiva, gli esseri individuali, sono mantenuti dall'unico essere supremo. Non possiamo neppure immaginare quanti esseri siano mantenuti dal Signore Supremo. Bhagavan fornisce il necessario a tutte le specie di vita, che sono 8.400.000, dai grandi elefanti alle minuscole formiche. Perché dovremmo temere che egli non si curi di noi? Coloro che sono devoti del Signore e hanno preso rifugio ai suoi piedi di loto, lasciando ogni cosa al solo fine di servirlo, non saranno certo trascurati. Nel nostro movimento per la coscienza di Krishna abbiamo centinaia di centri e Krishna provvede a tutti. Nessuno dei nostri devoti deve lavorare per avere delle entrate indipendenti, eppure tutti hanno di che vivere. Nella Bhagavad Gita, Krishna non dice mai fa questo o quello e io provvederò al tuo mantenimento. No, dice anzi che non solo penserà al nostro mantenimento, ma ci proteggerà anche dalle reazioni del peccato, cioè dal karma negativo. E questo lo dice nella Bhagavad Gita 18:66. È tutto garantito. Tassyaiva heto prayateta kovido. La parola kovido significa intelligente. Una persona intelligente dovrebbe cercare di raggiungere il rifugio dei piedi di loto di Krishna. In realtà la vita umana è destinata a permettere l'accesso ai piedi di loto di Krishna. Questo dovrebbe essere il nostro unico compito, non uno dei tanti, non si avanza tempo. Il termine Upari indica i sistemi planetari superiori. Esistono sette sistemi planetari superiori e noi ci troviamo nel sistema intermedio
a Burloka. In questo solo universo ci sono 14 sistemi planetari e gli esseri individuali vagano da un pianeta all'altro in diverse forme corporee. Secondo il loro karma, gli esseri si elevano e talvolta si degradano, pensando al modo di trovare la felicità materiale e di soddisfare i sensi. Gli Shastra però ci avvertono, cioè gli Shastra sono le scritture vediche, gli Shastra ci avvertono che non dovremmo comportarci così. Cosa dovremmo fare? Dovremmo invece sforzarci di comprendere Krishna. Non dobbiamo preoccuparci di come mangiare o dormire, perché tutto ciò che è necessario al corpo è già assicurato, senza che noi dobbiamo lavorare indipendentemente. Kallabhyate dukhavada nyata sukam kalena sarvatra gubira ramasa. I nostri sforzi dovrebbero essere concentrati sul modo di raggiungere la felicità. Questa è la vera lotta per l'esistenza. Secondo le scritture vediche, gli Shastra, tal labhyate dukhavat. La parola dukhavat indica che la sofferenza arriva comunque, anche se non la vogliamo. Non dobbiamo fare sforzi particolari per trovare la sofferenza. Nessuno dice vorrei che la mia casa andasse a fuoco, oppure vorrei che mio figlio morisse. Chi lo dice? Lo dice nessuno. Nessuno aspira a sciagure di questo genere, no? Eppure accadono. Poco da fare. Tutti pensano, piuttosto, vorrei che mio figlio vivesse a lungo e felice. Oppure vorrei avere tanto denaro. Non preghiamo, non chiediamo catastrofi. Eppure le catastrofi e le disgrazie arrivano senza essere invitate. Similmente, anche la felicità che siamo destinati a trovare verrà da sola, anche se la chiamiamo, senza che la chiamiamo. La conclusione è quindi che non dovremmo passare la vita a inseguire gioie o dolori, ma dovremmo cercare di raggiungere quella posizione dalla quale possiamo comprendere Krishna e trovare rifugio ai suoi piedi di loto. Questo dovrebbe essere il vero sforzo umano. Chaitanya Mahaprabhu disse a Rupa Goswami: Brahmanda Brahmite Kona Bhagya Vanjiva Guru Krishna Prasade Payabhakti Lata Bija. Gli disse: l'essere individuale vaga su e giù da un pianeta all'altro ed è molto fortunato se per la misericordia del maestro spirituale e di Krishna stesso riesce ad ottenere il seme del servizio devozionale a Krishna. Molto fortunato. E il movimento per la coscienza di Krishna è il tentativo di rendere perfetta e fortunata la gente. In quest'era tutti siamo sfortunati, manda bhagya, ma noi stiamo cercando di ribaltare la situazione. In ogni luogo nel mondo ci sono problemi. In un paese prevale un genere di problema, e in un altro paese i problemi sono di altro genere, ma ovunque c'è un problema. Negli stessi governi c'è conflitto. E anche i capi di Stato sono carichi di problemi. Talvolta pensiamo di essere molto fortunati. Come pensava il presidente Nixon, sono davvero fortunato, sono diventato il presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, ben presto ha dovuto riconoscere la propria sfortuna. È così per tutti. Non dobbiamo pensare che l'unico colpevole scoperto sia il presidente Nixon e che noi siamo al sicuro. C'è un proverbio bengali a proposito dello sterco di mucca essiccato che si usa come combustibile. Il proverbio dice che lo sterco di mucca fresco, nel veder bruciare quello secco, ride pensando «Ah, bruciano te, ma io sono al sicuro!» Non sa che il tempo passa, che il sole lo sta seccando e presto anche a lui toccherà di essere gettato nel fuoco.
Possiamo anche ridere vedendo che il presidente Nixon è nei guai e pensare di essere al sicuro col nostro grosso conto in banca, ma in realtà nessuno è al sicuro. Alla fine tutti diventeremo secchi abbastanza da essere buttati nel fuoco. Non c'è scampo. Possiamo sopravvivere per qualche anno, ma non possiamo evitare la morte. C'è il detto, si dice, sicuro come la morte. E quali sono le conseguenze della morte? Con la morte perdiamo ogni cosa, onori, denaro, posizioni, nonché la vita materiale stessa. Krishna afferma nella Bhagavad Gita Mrityu Sarvaha Rachaham. Io sono la morte che tutto divora. Krishna viene nella forma della morte e saccheggia tutti i nostri beni, conto in banca, grattacieli, moglie, figli e tutto il resto. Non possiamo dire, cara morte, per favore, lasciami un po' di tempo per sistemare le cose. Non c'è niente da sistemare, bisogna andarsene immediatamente. Gli sciocchi che si rendono conto delle condizioni di sofferenza, gli sciocchi non si rendono conto delle condizioni di sofferenza della vita materiale. Krishna afferma nella Bhagavad Gita Jammamrityu Jalavyadi Dukkha Dosha Nudarshanam. Vera conoscenza significa sapere che per quanto grandi possiamo essere, saremo sempre soggetti ai quattro principi della vita materiale, cioè nascita, malattia, vecchiaia e morte. Questi quattro principi sono presenti nel sistema planetario più alto, Brahma Loka, come nel sistema planetario più basso, Patala Loka. Kasyava heto prayate na kubido na labhyate yad brahmatam upariyata allabhyate dukkhava danyata sukham kalena sarvatra gabira ramasa. Traduzione. Le persone veramente intelligenti, vediamo le persone veramente intelligenti cosa fanno. Le persone veramente intelligenti e inclini alla filosofia dovrebbero sforzarsi solo di raggiungere quel successo che non si può ottenere neppure vagando dal pianeta più alto a quello più basso. Per quanto riguarda le gioie che derivano dal piacere dei sensi, esse vengono da sole col tempo, proprio come nel corso del tempo incontriamo le sofferenze, anche senza desiderarle. E questo è spiegato proprio all'inizio dello Srimad Bhagavatam, nel primo canto, nel quinto capitolo. 18° shloka, qualora qualcuno volesse andare a controllare. 1, 5, 18. Quando Dharmaraj chiese a Maharaj Yudhishthira quale fosse la cosa più straordinaria del mondo, Maharaj Yudhishthira rispose: Ahani ahane bhutani gacchanti hayamayam. Qual è la cosa più sorprendente al mondo? La cosa più straordinaria del mondo, qual è? Fu chiesto a Maharaj Yudhishthira. E la risposta fu: la cosa più straordinaria al mondo è che la gente muore ad ogni istante, ma quelli che restano vivi pensano: il mio amico è morto, ma io vivrò per sempre. Lo sterco di mucca fresco pensa nello stesso modo. E questa è proprio una caratteristica degli esseri umani. Bhagavan, il Signore Supremo, non si trova però nelle stesse condizioni. Per questo è detto Bhagavan Atma Mayaya. Noi veniamo su questo pianeta per raccogliere le gioie e i dolori della vita. Per qualche giorno
50-100 anni, ma Bhagavan, Dio, la persona suprema, non viene a questo scopo. Namam karmani limpanti, è detto anche nahi asya varshmanaha, nessuno è più grande di lui, nessuno è superiore a Bhagavan o uguale a lui, cioè tutti gli sono inferiori. Secondo la Chaitanya Charitamrita, Ekaleshvara Krishna arasabi brittya, Ekaleshvara Krishna, c'è un solo padrone, Krishna, Arasaba Brittya, tutti gli altri sono suoi servitori, a cominciare da Brahma, Vishnu, Maheshvara, Shiva, Indra, Chandra, sono tutti i suoi servitori. E tutti gli esseri celesti, esistono 330 milioni di esseri celesti, fino alle specie intermedie e inferiori, tutti sono Brittya, tutti servitori. E quando Krishna ordina, caro signor tal dei tali, ora lascia il tuo posto e va via, bisogna andarsi in quel caso lì. Tutti quindi sono servitori. Questa è la posizione di Brahma e Shiva come della formica. Yastva Indra Gopam Atavendra Mahosvakarma, da Indra fino all'Indra Gopa. L'Indra Gopa è un minuscolo insetto. O tutti subiscono le conseguenze del proprio karma. Noi, quanto ci riguarda, stiamo creando ulteriore karma, cioè stiamo creando il nostro prossimo corpo. Oggi, in questa vita, godiamo e subiamo gli effetti del nostro karma passato e nello stesso modo ci stiamo creando altro karma per il nostro prossimo corpo. In realtà dovremmo agire in modo tale da non dover più ricevere un altro corpo materiale. Questo è lo scopo della forma umana. Ma com'è possibile? Come si fa? È semplice. Dobbiamo soltanto sforzarci di comprendere Krishna. Come Krishna insegna nella Bhagavad Gita, Janna Karma Chamelliviam, Eva Miyobetti Tattvataha, Yatva deham punarjammannaiti manneti sorjuna. O Arjuna, colui che conosce la natura trascendentale della mia apparizione, delle mie attività, non dovrà più rinascere nel mondo materiale quando lascia il corpo, ma raggiunge la mia dimora eterna. A parole può sembrare molto semplice, ma capire davvero Krishna è cosa davvero ardua. Se diventiamo devoti di Krishna, diventerà facile comprenderlo. Se invece ci sforziamo di comprendere Krishna attraverso il jnana, attraverso il karma o attraverso lo yoga, rimarremo frustrati. Esistono molte categorie di yogi, ma lo yogi più elevato è colui che è devoto di Krishna. Shri Krishna è al di sopra di tutti i metodi di yoga. Esistono in India molti yogi che possono compiere attività miracolose, come camminare sull'acqua, diventare molto leggeri o molto pesanti o altre cose del genere. Ma che cosa rappresenta tutto ciò di fronte ai poteri mistici di Krishna? Niente. È per la sua potenza che gli enormi pianeti fluttuano nello spazio. Chi potrebbe far fluttuare nell'aria anche solo un sasso? Oppure lui fa fluttuare tanti, tanti pianeti, milioni, miliardi di pianeti. Talvolta gli yogi danno dimostrazione del loro potere mistico fabbricando un po' d'oro. E noi siamo tanto sciocchi da considerarli Dio. Non dobbiamo dimenticare che il vero yogi, il Signore Supremo stesso, cioè, ha creato milioni di miniere d'oro e le fa galleggiare nello spazio. Le persone coscienti di Krishna non sono tratte in inganno dagli yogi che pretendono di essere Bhagavan. Una persona cosciente di Krishna desidera soltanto servire il più grande yogi. Cioè, chi è il più grande yogi?
Yogeshwar, Krishna. Abbiamo detto fino adesso. Krishna. Varimnaha sarva yoginam. Poiché stiamo cercando di diventare suoi devoti, noi accettiamo il Signore Supremo, Yogeshwara, come Dio la persona suprema. E Krishna stesso afferma nella Bhagavad Gita, Bhaktya mamma bijanatiya vanyashcharmi tattvata, tatomam tattvato yatva vishatetta danantaram. Si può conoscere il Signore Supremo così com'è, eh? Non così come vorremmo noi o così come vorrebbe qualcun altro, ma conoscere il Signore Supremo così com'è, tattvata, solo attraverso il servizio di devozione. E una volta diventati pienamente coscienti di Lui grazie a questa devozione, solo in quel momento si può entrare nel regno di Dio. In realtà si tratta di un metodo molto semplice. Bisogna innanzitutto comprendere che il primo problema consiste nel vincere la morte. Si può essere messi in prigione, ma in realtà la prigione non è obbligatoria. È a causa delle attività compiute che un uomo diventa un criminale ed è messo in prigione. Ma non è obbligatorio che tutti debbano andare in prigione. In quanto esseri viventi, abbiamo la nostra giusta dimora a Vaikuntha Loka. Parasta smanto bagogno, viatto viatta sanatana, yah sa sarveshu bhuteshu, nashatsu nabinashati, avyatto sharaiti tas, tam ahu paramangatim, yam prapyanani vartante, tadham paramamma. Esiste un altro mondo, dice Krishna nella Bhagavad Gita, nell'ottavo capitolo della Bhagavad Gita, versi 20-21. Esiste un altro mondo che è eterno ed è al di là della materia manifestata e non manifestata. È supremo questo mondo e non è mai annientato. Quando tutto in questo mondo materiale, è dissolto, esso, quello supremo, rimane intatto. Questa dimora suprema è detta non manifestata e infallibile, ed è la destinazione suprema. Chi la raggiunge non torna più indietro. Questa è la mia dimora suprema. A Vaikuntha Loka c'è tutto. Là possiamo avere una vita eterna, piena di felicità e di conoscenza, Sat-Chit-Ananda. Non è obbligatorio rimanere qui a marcire nel mondo materiale. La via più semplice per andare a Vaikuntha Loka è Jammakarma Chamedhidhyam Yubeti Tattvataha. Basta comprendere Krishna. Perché viene? Che significato hanno le sue attività? Da dove viene? E perché scende nella forma di un essere umano? Dobbiamo soltanto comprendere questi argomenti e studiare Krishna, così come egli stesso si presenta nella Bhagavad Gita. È forse difficile? Dio parla personalmente di sé, e se noi accettiamo la Bhagavad Gita così com'è, non dovremo più rincarnarci. Tyatva deham punarjanmanaiti. Non dovremo più subire nascita e morte, perché potremo ottenere il nostro corpo spirituale, Sat-Chit-Ananda Vigraha, e vivere felici nella famiglia di Krishna. Krishna provvede a noi qui e provvederà anche là. Dobbiamo dunque sapere che la nostra felicità risiede nel tornare a Dio, nella nostra dimora originale, dove potremo mangiare, dove potremo bere ed essere felici in compagnia di Krishna. Shikapila Deva chi? Srila Prabhupada chi? Garanta Raja Srimad Bhagavatam chi? Jai. Hare Krishna. Hare Krishna a tutti i devoti e anche agli amici che mi stanno seguendo da casa. E noi vi auguriamo una buona continuazione di giornata e ricordatevi,
Ricordiamoci che oggi pomeriggio alle ore 18:30 proseguirà il seminario sulla Bhagavad Gita, così com'è. Adesso stiamo analizzando il secondo capitolo della Bhagavad Gita. Siamo giunti alla descrizione dell'anima spirituale. E oggi tratteremo il verso 25. Verso 25 della Bhagavad Gita. Cuore 18:30. Molto a presto, a più tardi e buona continuazione di giornata. Arrivederci.